Lo so che il titolo, ragazzi, fa così, però state calmi. Basta parlare di soldi, qua bisogna fare punti su BG's. Ah, perché, raga, Joe si deve dare una svegliata. È inutile che mi cercate di buttare. Joe si deve dare una svegliata. Come fate a dire, come fa a dire vedendo fino a qua che ho le maniche lunghe? Comunque, Pirati Elementali, Gallywix, tutta la vita. Se non vinco, non vinco questa, banno Joe. Niente 13k su BG, ma si fanno 13k al giorno con Finico, ditemi dove devo firmare. Ditemi dove devo firmare per i miei 13k giornalieri. Tra l'altro, ragazzi, io vi ho detto che ho preso un ETF a distribuzione, nessuno di voi mi ha corretto. Nessuno di voi, quindi qua vedo che l'educazione finanziaria non ci siamo. Diamo inizio alle danze. O preferiamo l'1-1 o il 2-1? C'è l'elementare, ora questo preferisco. Ah, prima di tutto, Joe non sto a 11k ma a 12k superati. Secondo, 12k è top 100. Terzo, non ci sono in competitivo, quindi un pochettino me la chillo anche. Cioè, Joe, di competitivo c'è stato il Nazio di Goto, sono andato al Nazio di Goto e ho fatto top 4. Ci sta il Nazio di Edison, tra un po'. Andrò a fare top anche lì. BG, siamo qua a chillarcela. Siamo in un position estremamente competitivo. Non sto a impazzire per fare top 1 senza il competitivo. Su. Poi vorrei vederti. Dai, no, che miseria l'1-1. Niente, qua prendo addirittura 3 danni, mi prendo. Vabbè, che male c'è sulle prese di distribuzione. Vedrai tu cosa farci con i dividendi. E invece c'è un problema. C'è un problema. In realtà non c'è un problema per me, ma c'è un problema in generale se all'1-1 perdo. Allora, in Italia dovete sempre prendere l'accumulo. Sempre. Non c'è mai uno spot dove distribuzione conviene rispetto all'accumulo. Se non cambia la legge. Però voi lo sapete che io non sto in Italia. Quindi con me la situazione era un po' diversa. Ma se in Italia dovete prendere l'ETF ad accumulo. Questo è un no-brainer. Perché le tasse sui dividendi e sul capital gain sono identiche, del 26%. A meno che non si parli di un'obbligazione, in quel caso è il 12,5%. Però non cambia nulla. E uno dice, io voglio avere i miei dividendini. Che schifo di shop, porca miseria. Potrei vendere queste, prendere loro due. Così ho un gold in più turno dopo, o comunque di taverna due, non è il massimo. Potrei prendere anche questo, però se facciamo così. Cioè, voi potete fare i dividendi da soli, praticamente. Trading di evasione. Raga, a San Marino non è che si evade. Cioè, a San Marino si pagano le tasse a San Marino. Non capisco perché questa ogni volta sta frase. Cioè, se, nel senso, se uno sta in Svizzera, voi non è che gli dite che è un evasore perché non paga le tasse in Italia. Sta in Svizzera, poraccio. E uno che sta a San Marino pagherà le tasse a San Marino, no? A meno che non abbia una società in Italia, in quel caso pagherai le tasse in Italia. Non è ancora finita. Semplicemente sono diversi. Please, non dare consigli finanziari. Barba Bianca, non sono consigli finanziari. Quelli che sto dando. Mi hanno chiesto cosa che io ho preso e ho anche detto, l'ho fatto il disclaimer, ti dico che ti sei connesso a metà. L'ho fatto il disclaimer. Per ora io ho detto quello che faccio io. È un brutto shop pure questo. Ah, che si fa qui? Al 3? È brutto andare al 3. Cioè, dirvi ragazzi che accumulo a mio di distribuzione è pura matematica, non è un consiglio finanziario. Non vi sto dicendo quale ETF prendere e che ETF prendere, per quanto tempo prendere, perché non, ovviamente è un consiglio finanziario, ma l'accumulo sia mio da distribuzione è matematica. Quindi non facciamo, si può dire dogmatici? Parola che non esiste? So che cazzo prendere, pirata. Già ti do ora indietro. Buona battaglia. Comunque forse sarà meglio questo. Adesso che c'è il 5-2. Vediamo se questa riesco a non sfigarla. Mi deve attaccare il 6-3. Bravo. Però mi ha attaccato l'altro. Vabbè. La battaglia in Allora, furia. questo sempre. Anch'io avrei scelto quello. Ok, prendo questo allora. Mi piace il tuo modo di pensare. Si è giocata a tempo. Potevo prendere anche il 2-4 piuttosto che questo qui. Però, cioè, preferisco giocarmela così. Sì, esatto, è educazione finanziaria questa, raga. I consigli finanziari sono un'altra cosa. I consigli finanziari, cioè se voi andate da un consulente finanziario, sono letteralmente che vi dicono compra questo e questo perché secondo me sale, perché secondo me in quest'altra cosa qua, però
Questo è un consiglio finanziario. Educazione finanziaria è avere gli strumenti tale per comprendere quello che dice il consulente o comprendere un attimo le basi di finanza. Quindi se io vi dico di andare a seguire il corso di Paolo Coletti, Educati e Finanziati, non è un consiglio finanziario, è stimolarvi a migliorare la vostra educazione finanziaria. Se poi vi dico quello che faccio io, non vi sto dicendo fatelo, anche voi, però semplicemente rispondo alla domanda che mi ha fatto la chat, che mi ha detto su cosa hai preso, ho risposto. E comunque raga, i miei spettatori medi sono molto più vecchi di quello che credi tu, Barba Bianca. Anzi, tu sei uno di quei vecchioni. Alzi, che alzi la media. No, anzi, non alzi neanche così tanto la media. Diciamo che non ho quasi nessuno che è minorenne. La maggior parte va dai 18 ai 30. Ci sai fare. Allora, posso prendere questo. Dare salute. Bisognerebbe andare a 4. Bisognerebbe andare a 4. Facciamolo. Prendo un bad di tempo. Non so se. Diamo un saluto a qualcosa sicuramente. Probabilmente tanto vale dare al cavaliere a terno in questo caso, visto che è tantato. E via. Io da ignorante mi sono affidato a un consulente che però cerca sempre di coinvolgermi nelle scelte per capire cosa facendo con i miei soldi. Poi so anche io che non conviene troppo, però riconoscendo di essere in grado da solo, preferito affidarmi a qualcuno di cui mi fido. Ok, adesso vi dico un'altra nozione di consulenza finanziaria. Non andate dai consulenti della banca. Non fatelo. Se dovete andare da un consulente finanziario perché non ha... Ragazzi, vi ricordo, se il video vi sta piacendo, di iscrivervi al canale col tasto qua sotto, potete attivare la campanellina se volete ricevere notifiche per i prossimi video e se proprio volete esagerare, un commentino per l'algoritmo. Avete la voglia, il tempo o le capacità di studiarvi da soli l'educazione finanziaria, prendetene uno indipendente. Quindi questo perché quello che il consulente della banca non vi fa pagare, ve lo fa pagare in realtà tramite fondi attivi con i costi annuali. Lo so perché anche i miei genitori li hanno presi e io gli ho detto guardate che questa roba qui non va bene, però ovviamente se lo tengono e i soldi sono i loro. Ho delle reclute fresche per te. Allora, raga, dovrebbero a Peggy e Sizing Bright da 4. So bene il 2-3 tempo e rollerei per il resto. Bella scelta. Peggy e Nuts. Neanche la morte. Questi sono soldi. Così. E comunque raga, se sono influenzato, io penso di quello che dico, lo dico con cognizione di causa e lo dico con tutta l'onestà del mondo. Quindi raga, se qualcuno si fa influenzare, perché so che alcuni potrebbero ascoltarmi e farsi influenzare. Quindi se io vi dico delle cose di questo tipo, con questa convinzione, lo faccio perché l'esperimento pure io, cioè raga, le cose, se io vi dico dove metti i miei soldi, non è che... Ok, cioè nel senso, spero che dove lo faccio io non è che li sto buttando nel bidone. Come mi conoscete, sapete che io le cose me ne studio prima, potete almeno immaginarlo se non mi conoscete da molto tempo, quindi cerco di condividere le informazioni con voi. Non vi sto dando informazioni a cazzo, ok? Hai buone possibilità. Ma poi vi dico che finì con buon servizio, perché me lo sono fatto pure io, finico come servizio. Che palle, prendi questi danni qua. Ah. No, non devi chiedere scusa per niente, Gamberi, anche perché secondo me la tua domanda era perfettamente lecita. Mi piace meno quello che ha scritto il buon Barba Bianca, perché non sono d'accordo. Però, nel senso, ovviamente, raga, qua siamo, ognuno è libero di scrivere di quello che vuole, siamo in totale libertà di parola. Ok, ci sta un level. O è troppo greedy? Forse ancora è greedy, forse. Vediamo prima cosa esce.
pancetta d'oro in più. Perché al 5 c'è Bran, che è fortissimo. Però secondo me bisogna continuare. I pezzi buoni li ho presi. Allora, c'è sto qua. C'è il 5-2 che tempo. Secondo me si livella qui. No, non ho preso nessuna obbligazione, gamberi, io, perché al momento... Allora, ho seguito appunto il corso di Fabio Coletti, di Paolo Coletti, in cui diceva che secondo lui le obbligazioni andavano prese per delle spese previste. Siccome io al momento non ho particolari spese, cioè non conto di voler comprare una macchina tra un anno, semplicemente ho messo quello che ho investito, cioè i miei soldi sono o liquidi o in strumenti, in ETF, azionari. Leggendaria, grazie mille Cenkrik. Attenzione, 32 mesi, tra poco all'asilo. Grazie mille del 32esimo. Merda, che shop anche qua. Allora, questo entra subito in squadra. Questo andava venduto, ho sbagliato. Questo si piglia. Quello, 3 danni, sono con Gally Wix e non si prendono. Questo via. Via, roll. Bella turnone, come procede? Procede bene raga. 6-6 lo vogliamo? In realtà è un po' puzzolente. Secondo me potremmo prendere Liz, anche se turno 9 non è il massimo. 6-6 al posto di 5-2 scala in realtà, però in sto meta non è il massimo. Per me si rolla qua. Più 6 è good, è un più 1 oro. Buono. Bran, signori. Niente, ho fatto 3-4. Stai andando bene. Ok. Allora, in cripto qualcosa ho. La percentuale non te lo so dire, dovrei riguardare, ammetto. Ammetto che mi sono fatto la tabella, ma a memoria così non me la ricordo. Mi sono fatto la mia bella tabellotta, tutta organizzata. Però la percentuale non me la ricordo. Comunque molto, cioè, ho fatto un conto delle mie spese annue. E mi sono tenuto bene o male quello che spendo in un anno in liquidità, il resto l'ho investito. Più o meno ho fatto così. Se un anno forse è tanto, si poteva tenere anche meno, però mi sentivo tranquillo così. Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. Ora sì che si raggiunge. Ho sbagliato, devo vendere questo. Neanche la morte può fermarti. Brutti questi. Evolviamo. Molto tattica. Non abbiamo niente, brutti. Quello potrebbe fare la differenza. Raga, dove sta Greyman? Sempre meglio avere qualche servitore da giocare. Oh, Rocciarock. Se mi mangiavo l'evocatrice eterna facevo la tripla. Deve stare, in effetti. Facendo carriera. Per il pato, sorgi la forma tua finale.
Se avete la possibilità, mettete il TFR nel fondo del vostro contratto nazionale. Quello io poi non me ne sono molto informato sul TFR, ragazzi, quindi io non condivido informazioni, anche se ci sono nel corso di Paolo Coletti, perché io non sono un dipendente, quindi non mi sono andato a informare sul TFR. Spell su pezzo in taverna. Aspetta che spero tirato, Frank, per beccarmi i tuoi puntini saccenti alla fine della fase. Sera turnoni, come va? Cos'è che ho scazzato? Ho tirato la verde? Ah sì, c'hai ragione, sulla maga, ma hai ragione, non l'ho vista. Bella Jax, grazie dell'undicesimo. Sì. Grazie mille. Porca miseria, questo è grosso. Ah, è l'ho più forte del gioco. Questo non si batte. Senza scaling estremo questo non si batte. Tra l'altro sto trade qua mi ha fatto pure malerrimo. Niente, speriamo di non prendere più schiavi. Perdere da qua, prendere 15 anni qua mi ha fatto male. Però dai, siamo messi male. Io sono andato a San Marino, raga, sì. Però anche la cittadinanza italiana, lo dico sempre. Leggendaria! Vuoi distruggere il patriarcato con me? No, io il patriarcato, onestamente, a me piace il patriarcato. Leggendaria! Grazie Alessio. Anche dall'ospedale si segue un turnone. Sei buono. Faccia rock. Allora. Allora, raga, arrivo, vi ringrazio che mi sono accorto che qua c'è un po' di lavoro da fare. Anch'io avrei scelto quello. La strategia è buono, però non so se serve. Cioè, sono già infinite, credo. Sempre fai le cose in grande o non serve Grimm più che Tetis. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Una con le spine. Assoldando quel settore otterrai una tripla. No, non volevo cliccare il ta. No, non volevo cliccare, volevo prendere quello. Inculata. Allora inculata gigante qua, sono queste. Non ti pago per pensare. Quello farà un bel po' di danni. Assolda pure una di queste reclute. Ok. Vai. Allora, grazie mille ad Alessio, grazie ad Alessandro per il nono mese dall'ospedale. Stop trolling Mr. Streamer. Raga, ma non lo sapete che il 2024 è un matriarcato, no? Comanda alle donne il 2024. Quindi si può scherzare sul fatto, sul patriarcato. Vedi il film di Barbie che è palesemente con questa idea. Allora, prendo 37 gold, direi che Tetis non serve. E questo è quello che direbbe un patriarca. Cos'è un patriarca? Dai, serve un altro di questi, cazzo. Comunque raga, non riesco a chiacchierare qui, cioè questa parete mi sta facendo impazzire. Non riesco a trovare un cazzo. Gold o niente. Quello potrebbe fare la differenza. Non è il più forte, ma combatterà con voi.
Una moneta d'oro. Cioè, mi si tripla questa, ma io non voglio questa goldata, voglio roccia rock goldata. Il caos. Bella scelta, molto tattica. Meglio assoldare una recluta che puoi farlo. Assolda pure una di Doni. Queste reclute. Cioè, devo prendere veramente 66-70 qui, devo iniziare a prendere, sono più grossi dei miei pezzi. Oh, è uscito Grimin, alleluia. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Quello farà un bel po' di danni. Raga, chi faccio saltare? Una melodia d'amore. Il roller? Il 179-113? Niente sto turno? Io devo saltare? Questo deve saltare in realtà. Però non sto turno. Mi piace il tuo modo di pensare. Uno con le spine! Saltano questi due, entra Greyman poi. Vabbè, sono un test. No, ma ho chiuso. Così devo fare prima il 4 qua, il 2-2. Cioè, più che altro gli altri sono pari. Sì, bisognerebbe trovare la spell che mangia. Infatti adesso prenderò goccia questa, roll, e spero. Ma Grimmen fa scalare un botto la build, è fortissimo. Sono un po' tardi, ma è fortissimo. Lo stavo cercando da due turni. Lavoro da libero professionista da quando hanno distrutto il mio locale. A... Che dolore. Sto per essere scammato. Ok, sono un buon trade. Madonna, il cliff quanto cazzo è forte. Ho vinto da solo. Ok, siamo contro il più forte che probabilmente ci ammazzerà. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Neanche la maledizione ci fermerà. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Servitore in meno, una moneta d'oro in più. Bella scelta, molto tattica. Nato. Ripugnato. Senti il suono dello cerchio. Io lo dico sempre, fai le cose in grande e non farle affatto. No, non ci stava sta carta qua scappata. No! Ok, aspetta. Ok. Vabbè. Fortissima sta roba. Allora facciamo così. Ok. Stai facendo carriera. Neanche la maledizione ci fermerà. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Meglio assoldare una recluta che puoi farlo. Ehi, stai davvero creando una grande armata. La luce ha abbandonato questo luogo. Thank you.
Basterà? Credo di no. Però se abbiamo provato. Mi ha appena tolto lo shield. Qui Roy. Bravo. Attacca il cleave. Ah, era morto, sennò. Cazzo. Adesso ti riprendo. Ah, adesso ti riprendo. Manca pochissimo tempo, ma ti riprendo. Assolda pure una di queste reclute. Mi piace il tuo modo di pensare. Sempre meglio avere qualche servitore da giocare. Dio, che partita comunque. Meglio soldare una regola finché puoi farlo. Servitore in meno, una moneta d'oro in più. Non è il più forte, ma combatterà con onore. Non inizia il vero combattimento. Ti stanno puntando tutti. Mantenerò il secondo. O primo. Veramente è diventato un flip. Abbiamo fatto un trade bellissimo qua. Bello. Nice. Primo posto, incredibile. Madonna che win. L'ho detto che la vincevamo questa. Ok, dopo questo ho dato tutto. Adesso riposo. Riposo del campione. Dio. Partita di Gallywix con elementali e pirati, ragazzi, sono queste. Merito delle maniche lunghe. Sì, lo studio vecchio dava quel sapore di marcio che gasava di brutto. Ah, oddio, ma voi di che studio parlate, ragazzi? Cioè, dite... Aspetta, di che state parlando? Non state parlando del mio studio, vero? No, ok, infatti. No, ok. Ok, a posto. Scusate. No, anche perché ero lo studio del signor Castiglioni e anche quello vecchio.